Sapete, a volte mi metto qui a guardare il Como nella sua devastazione con tutte le bellissime autostrade, cavalcavia, bordello distrutti. Ma oggi non è il momento perché, infatti, siamo qui. Buongiorno, Strong. No, però tu adesso rimani qua, Ehi, fai il bravo. aspetta lì. Se no, tu ti butti giù e fai bordello. No, tu rimani qua. Perché oggi appunto non è il momento perché c'è una bestia dietro. Io l'avevo detto in un video che ho caricato l'altro giorno che appunto vi avevo detto che stavo costruendo appunto questa cosa, la Death Arena. Però levati, Strong, grazie. La Death Arena. Vedete che io, come vi ho fatto vedere quel video, avevo suggerito l'accampamento di chi aveva la pazienza di chiudere fino a sotto. Adesso non potevo perdere tempo, poi al limite cercheremo di fare quel muro di cemento fino a sotto, però non fate stereo, così è più brutto, cioè sospeso in aria alla fine. Quindi poi ci attrezziamo, ma non è il momento perché appunto dobbiamo entrare nella Death Arena. Allora, vedete qui, bellissimo le luci, l'entrata. Un Deathclaw è un gorilla sintetico perché ci sta. E qua poi, vabbè, l'entrata vera e propria. Non ho messo la sirena per far arrivare i coloni, perché va a finire che i coloni si mettono a sparare ai contendenti per la vittoria, quindi diventa un casino. Ed ecco quindi qui la Death Arena, è nella maniera più spoglia possibile. Poi magari nei prossimi episodi potremmo cambiare alcune cose, magari la faremo. Faremo, che ne so, una sorta di protezione sopra con dei tetti, però non completamente, ovviamente. E magari potremmo fare anche una sorta di pavimentazione ai lati, come sta qui praticamente per il direttore. La faremo anche per i coloni. Però il vero problema è che poi dovremmo fare un'altra entrata, sarebbe un casino. Poi vediamo. Per il momento ho fatto così perché avevo voglia di portarvi sta cosa. Quindi, per la prima battaglia di oggi, siamo qui con un segugio mutante e due predoni. Voi chiedete, ma come fai a mettere un solo segugio mutante e due predoni? Semplicemente perché i predoni non sono da corpo a corpo, quindi se il segugio mutante li attacca, non so, due segugi mutanti mi sa che finisce troppo presto. Può darsi pure che poi dovrò ripensarci, però poi vedremo. Quindi due segugi, un segugio mutante e due predoni. Accendiamo le trappole. Mamma mia. E ora si può dare inizio alla battaglia. Mettiamoci qui ovviamente perché adesso si aprono tutti. Speriamo che non vedano noi. Dai, esegugio mutante. No, non venire sotto di me perché tu non puoi salire qua. Attenzione, i due si vedono. I due si vedono, non si sa. Perché i predoni scappano? I predoni stanno scappando. Il segugio sta qua sotto. Segugio mutante, tu dovresti andare. Ma tu sei proprio un mongoloide. Devi andare dal segugio mutante, lo sai, vero? Il segugio doca. Perché è andato là quel. Che cazzo sta facendo? No, aspetta, questo è da. Questo è da filmare. Un attimo, un attimo. No, non ho fucile da cecchino preso. Ah, eccolo. Che cacchio stai facendo? Non lo so. Boh. Magari si potrebbero anche incontrare sti mongoloidi qua. Il jet ti farà agitare per niente? Non credo. Sì, magari quando si incontreranno. Cioè, hanno già distrutto i riflettori. Vi rendete conto della cosa? Hanno già fatto fuori i riflettori. Ok. Attenzione, attenzione, momento cruciale. Il segugio mutante vede i predoni. Il segugio mutante è già messo male. Cosa?
L'hanno già fatto fuori e quindi i primi vincitori sono i predoni, che sono due predoni distruttori, nulla di che, però il problema è che mi sa che non è equilibratissima la cosa con il segugio mutante. Quindi la prima battaglia è andata un po' male per i segugi mutanti. Ora è il tempo di ammassare i cadaveri, perché la cosa più suggestiva di questa detta arena è che noi ammasseremo i cadaveri, una cosa un po' atroce. Però sì, ammasseremo i cadaveri, quindi la prossima sfida magari facciamo 3 contro no, 4 contro 3 magari, o 3 contro 2, meglio 3 contro 2 per i segugi mutanti, ovviamente. Se non finisce male, a quanto pare. Cioè, vi rendete conto cosa ho dovuto fare? Perché il segugio mutante era troppo pesante. Cioè, l'ho atrocizzato. Buongiorno. Sì, ciao. Ok, quindi questi sono i resti della prima partita. Ho attivato il lanciafiamme passando. Ok, questi sono i resti praticamente della prima sfida. Non è finita benissimo per i segugi mutanti. Quindi 1 a 0, un po'. Non era scontata e non me lo aspettavo, sinceramente. Tutto pronto per la seconda sfida, ma prima controlliamo tutte le difese come sempre. Ok. Ho levato un lanciafiamme di là per i segugi mutanti, se no era troppo semplice per il predone, perché sarà un predone contro due segugi mutanti. Però ho facilitato un po' il predone. Quelli sono stupidi, non si sa se lo prenderanno. Ho detto, ma prova a mettere qualche arma, può darsi che se la prende. Ma sinceramente non lo so. Quindi via lo spettacolo. Olè. Un segugio mutante luminescente di livello 8. Quindi difesa 10 di energia. Vedete che io ho messo questa perk per vedere di che livello erano, perché non l'avevo, ma ero dimenticato di metterla tutto questo tempo. È un predone psico di livello 9, 13 di difesa, 11 di energia, quindi non le vedo benissimo che sono due luminescenti. Di Sì, sono. interferire. Sono due Segnalo. luminescenti. Che cazzo è successo qua? Tutto qui? Dato, c'è cioè, Hancock in mezzo, attenzione! Adesso hai paura? Tenete giù la testa. Pronto. Ma se c'era messo Hancock, Interre mi ha difficoltato lo scontro. Vieni qua, vieni. No, no, cazzo, fa, vieni qua, vieni. Predone. Aspetta, per riequilibrare un po' la cosa. No, così l'ho sciotto. Mi serve un'arma un po' più, meno potente, perché gli do un po' di danno, in modo che, se no va a finire male pure stavolta. Cioè, non ho un'arma che faccia poco di danno. Come è possibile? Vediamo questo. Ok. Vieni qua, vieni. Ma perché il super mutante se la prende col riflettore? Bravissimo. Vieni qua. No, però non a me. Cioè, si doveva mettere Hancock in mezzo. Attenzione, si sono visti. Incredibile. Scontro finale. Si sono visti. No, dove sta? E attenzione! Vince il segugio mutante. Ed esplode. Vince il segugio mutante. Vieni qua, ti voglio. Ti voglio incontrare. Lo sai che hai vinto? Lo sai vero che hai vinto? Hai vinto. Mi sta caricando sto stronzo. No, ti volevo dire che hai vinto. Bravo, ci ha messo anche Hancock in mezzo. Poi dopo lo picchierò, eh. Sta ancora qua a soffrire. Devi soffrire, Hancock. Semplicemente mi sono dimenticato di farlo rimanere fuori, Perdono. Però intanto si è equilibrato un po' la cosa, perché abbiamo visto che i segugi mutanti non sono così stupidi. E lo hanno dimostrato. Sono. Almeno una volta, se no qua mi incazzavo, ho detto com'è, i segugi mutanti li avevo dati per vittoriosi probabili, perché tipo i predoni sono mongoloidi. Ah, mi sono scomparsi i cadaveri. Cioè io di solito nell'accampamento, quando mi muore qualcuno, rimane là per tipo mesi. Adesso mi sono scomparsi i cadaveri. Che cosa brutta, eppure non è passato tanto tempo. Cioè giusto il tempo di far riempire le gabbie. Madonna. Vabbè, e comunque questo è tutto. Tutti i cadaveri del secondo scontro. Bellissimi. Ok,
Questa, a un momento, questa ha la probabilità di menomare l'arto. Veramente. Ma vai a fare in culo. Ah, e per chi si chiede, scusa, ma perché stai usando i fili della corrente quando l'hai detto stesso tu che con l'ultimo DLC puoi usare i tubi elettrici? Semplicemente perché questa è un'arena, ci devono essere gli ostacoli e sti cazzo di fili che rompono un po' i coglioni sono proprio. È vero che questi sono alti, quindi no, però tipo immaginatevi se qualcuno si incastra in quei fili, che cosa epica che succede. Una cosa che mi sarei aspettato e che non è successa fortunatamente fino adesso è stata che non ci sono incastrati i soggetti qua nelle parti dell'arena tipo dietro le gabbie, me lo sarei aspettato. Non è successo, buono, buono, tanto buono. Comunque per il prossimo scontro 3 predoni contro 4. 4 segugi mutanti più un eventuale scontro bonus di cui non vi parlo adesso, ma che vedrete dopo e sarà l'epicità. Longfellow, buonasera. Sì, tu adesso ti Occhi siedi aperti. qui. Resta qui. Queste vecchie ossa hanno proprio bisogno di una sosta. Esatto. No, è testa. Occhi aperti. Niente, niente, niente. Quindi siamo qui pronti per l'ultima sfida della giornata con un bellissimo generatore in vista. Vabbè, parliamo di questo. Vabbè, lasciamo stare. Attiviamo le trappole. Let's go. 4 predoni, 3 predoni contro 4 segugi. E vediamo un po'. Predone psycho, predone freccia, freccia, freccia. E il terzo in mezzo che non mi fa vedere. Che bella cosa. Predone distruttore, ovviamente se la prendono subito con le torrette. Segugio mutante, luminescente e il riflettore è già morto. E un altro segugio mutante, perfetto. Con chi se la stanno prendendo? Longfell, no, rimani qua, ti prego. No, Longfell. No, Longfell, non sparare. Attenzione, lo squatter già è arrivato. Attenzione, è un predone già a terra. I segugi mutanti col corpo a corpo buttano giù un altro predone. Rimane l'ultimo. E finisce qua. I segugi mutanti fanno vedere la loro forza. Si dimostrano i favoriti. Bravi segugi, bravi. Scazzuti cattivi come vi voglio io. Sì, non è cosa, non uccidete anche me, possibilmente. Ma questo ovviamente era l'ultimo scontro, ma non ultimo, perché ci manca lo scontro bonus. Ho decapitato un segugio. Ho decapitato. No, il secondo non l'ho decapitato. Va bene. Che poi questi sono solo dei cagnoloni un po' cresciuti, ecco. Diciamo che. I supermutanti sono Shrek e loro sono e loro sono il ciuchino di turno, ecco, diciamo così. Sì, però questo fucile alla leva non gli fa un Kaiser. Dai, se vogliamo ucciderlo, uccidiamolo per bene. Cioè, via, vai, 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 corpo a corpo. Corpo a corpo. Ok. Quindi ci vediamo tra pochissimo con quello che sarà uno scontro probabilmente epico. No, epico veramente. Quindi ci vediamo tra poco. È passato un treno? Auto, non lo so. Comunque è stato un po' un casino, però siamo andati avanti. Allora, adesso vedete, come vedete, a parte qua c'è uno spazio fra le due mura, ma vabbè. C'è stato qualche cambiamento, a parte che sono entrati due gatti qua dentro. Ma a parte questo, allora adesso qua all'entrata sta qui il Deathclaw, qua c'è una zona ristoro con appunto l'Icor qua, c'è cioè il barista che dobbiamo andare a vendere la roba. È un po' buio, poi ricompenserò, ma saliamo sopra. Vedete che ho modificato qua, ho messo queste sbarre di ferro. Perché i coloni quando vedono qualcuno di nemico gli viene automatico di sparare. In questo modo non possono sparare perché i proiettili non trapassano. E tantomeno le bestie possono lanciare roba verso i coloni. E
ho fatto una cosa molto originale. Partiamo dalle sedie per i poveracci tipo Sheffield che non pagano tanto. Le sedie medie come quelle degli aeroporti, perché sono sedie di aereo, e poi faremo dalle altre parti le sedie tipo di lusso. E potremmo fare una sorta di didascalia fuori, verrebbe una cosa veramente bellina. Quindi in questa battaglia ci saranno un Mirlurk, tre segugi mutanti contro Strong, questi quattro coloni che sono entrati dentro senza quale motivo, non si sa per quale motivo, e io, praticamente tanta roba. E no, comunque, le regole saranno le seguenti. Dovrò uccidere minimo una bestia con il giudizio dell'atmo, che è un'arma corpo a corpo, e poi posso uccidere le altre come voglio. Quindi accendiamo i meccanismi dell'arena e spegniamo le gabbie. Non voglio scoprire chi ci abbiamo come nemico, che buttiamoci giù. Mi sa che adesso si mettono a lottare fra di loro, vero? Ho pensato bene. E quindi arrivo anch'io a rompere i coglioni. Almeno facciamo fu subito fuori il primo. Ok, fatto. Perfetto. Quindi cambiamo arma. Cambiamo arma subito. Però prendiamone una un po' meno potente. Ecco. Quella che fa meno danno, magari. O quella più scomoda. Quella più scomoda, va. Sì, che qua non è che faccia tanto di danno. Dove è andato il Mairo? Ha fatto un salto. No, questa è stata bellissima. Sì, ma si sono uccisi già fra di loro. Vieni qua, ti porto da Strong. Ecco qua, perfetto. Vai, bordello. No, è morto anche un colono. Perfetto. No, il colono è morto perché l'ho sparato io all'ultimo, però vabbè, col dettagli. Quindi anche l'ultimo scontro è finito. È stato uno scontro mediocre, nulla di che, però era uno scontro appunto bonus, un po' cazzeggio. Purtroppo non essendoci le mod su PlayStation 4, magari quando usciranno potremo fare qualcosa di più figo, tipo potremmo far spawnare un Behemoth, ce lo mettiamo contro qualcun altro. Sarà molto più figo, assolutamente. Quindi direi che per questo video è tutto. Se vi è piaciuto, ovviamente vi invito a lasciare un mi piace, e quindi ci vediamo alla prossima con questi video dell'arena, che sono qualcosa di epico veramente.